di politica, perché in questi ultimi giorni ci sono stati molti scontri. Noi abbiamo uno dei rappresentanti di questo, è stato al centro dell'attenzione, l'ex presidente della regione Ugo Capellacci. Buongiorno presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, Non è la prima volta buongiorno che è nei nostri studi, ma è perché gli argomenti sono di stretta attualità. Iniziamo col primo scontro, parliamo di vertenze entrate, lei se l'è presa con Paci, poi Paci le ha risposto, insomma il problema è sempre un problema di soldi, come succede spesso nelle famiglie, insomma gli scontri tra moglie e marito sono sempre legati all'economia, anche in politica. Si parla molto di economia, c'è questa vertenza entrata che voi avevate portato avanti in un certo modo, come spesso accade, mi consenta di dire questo, ogni volta che entra una giunta cancella un po' quello che ha fatto l'altra, si perdono un anno di tempo, un anno e mezzo che poco interessa alla gente, parleremo anche del PPR, anche questo, è entrata una giunta, l'ha modificata e via dicendo, ma parliamo di vertenze entrate. Allora, lo scontro con il vicepresidente della regione Raffaele Paci è sui modi di aver affrontato questa vertenza con lo Stato. Voi avete dato un contenzioso, loro pur di avere i soldi subito hanno detto no, preferiamo prendere i soldi e lasciar passare questa situazione qua. Lei che cosa ci può dire in più rispetto a quello che vi siete detti proprio con comunicati stampa, diciamo, Ma recentemente? lei ha fatto un esempio che mi piace molto, ovvero sia ha fatto riferimento alla situazione di un padre di famiglia che si trova a dover gestire il bilancio familiare. Allora, qui ci troviamo di fronte a un assessore che dice che il suo datore di lavoro, perché il rapporto che ha con lo Stato è un rapporto di sudditanza, il datore di lavoro aumenta lo stipendio e trasferisce più risorse. Ma se così è o se così fosse, io faccio una domanda al vicepresidente della Giunta alla quale non ha ancora risposto perché in realtà l'ho già fatta. Se siamo così bravi e lo Stato ci dà risorse, aumenta le dotazioni finanziarie, vuole spiegarci come mai è costretto a ricorrere a un mutuo e vuole spiegarci come mai di giorno in giorno il mutuo aumenta nel suo ammontare. Oggi siamo arrivati a 700 milioni di euro. Se fosse vero quello che dice, ovvero sia che stanno arrivando le risorse, non ci sarebbe bisogno di fare mutuo. Noi non avevamo acceso nessun mutuo, anzi avevamo risanato il bilancio e invertito la tendenza della regione, che era una tendenza ad indebitarsi per pagare i debiti e andando anche in disavanzo. Allora c'è qualcosa che non funziona. Paci sostiene che per la prima volta hanno ottenuto 300 milioni, che sono le prime risorse che vengono erogate dallo Stato. È falso, perché noi negli anni precedenti siamo passati, a partire dal 2010, quando è entrato in vigore il nuovo regime, dopo un anno di battaglie giudiziarie abbiamo attivato una guerra nucleare nei confronti dello Stato, facendo ricorsi su tutto e opponendoci a questo atteggiamento arrogante e di totale disprezzo dei nostri diritti. Noi abbiamo avuto le devoluzioni, cioè che sono le entrate che vengono trasferite dallo Stato alla Sardegna, che vengono pagate dallo Stato alla Sardegna, che sono passate da poco più di 2 miliardi a 5 miliardi e mezzo. Allora, se così è, queste sono risorse che sono entrate. Allora è una bugia il fatto che questi 300 milioni sono i primi, sono miseri spiccioli. E per avere questi miseri spiccioli abbiamo rinunciato alle riserve erariali per centinaia di milioni, abbiamo aumentato gli accantonamenti a sostegno della finanza pubblica a copertura del disavanzo per oltre 600 milioni, stiamo veramente cedendo su ogni fronte e ripeto, ribadisco, se non fosse come io dico, se fosse come dice il signor Paci, io vorrei sapere perché questo signore deve ricorrere a un mutuo e perché questo mutuo aumenta di giorno in giorno? Passiamo al piano casa. Il piano casa è stato bloccato il 29 novembre, adesso se ne discuterà in Consiglio regionale, credo in primavera, marzo. È stato cambiato il PPR che aveva cambiato a sua volta lei quando c'era Soru. Insomma, dicevamo prima, ogni giunta che subentra cambia alcune situazioni e si perde del tempo. Il piano casa aveva, per la verità, a detta di molte associazioni settoriali, dato un po' di ossigeno all'edilizia. Invece questo piano casa adesso per 5 mesi resterà bloccato.
L'opposizione in consiglio regionale che può fare per cercare di sveltire questa, o comunque per portare avanti una situazione diversa da quella che si sta creando in questo momento, cioè di un fermo biologico dell'edilizia? Ma noi intanto non è vero, salvo casi particolari, lei ha puntualmente citato la partita dell'urbanistica, sulla quale c'è una differenza, una diversità di vedute, di filosofia di base sì. proprio. Però è vero che noi abbiamo un atteggiamento che mira a smontare tutto quello che è stato fatto dai predecessori. Sulla partenza entrata noi abbiamo avviato un'azione forte di rivendica sul solco di quella che era l'azione avviata precedentemente. Vero è invece, come lei diceva, che sulla parte urbanistica stanno cancellando tutto quello che noi abbiamo fatto. Noi l'urbanistica abbiamo revisionato il PPR dimostrando carte alla mano e con dati oggettivi che quella precedente versione del PPR portava migliaia e migliaia di errori, aveva bloccato i comuni, aveva disastrato il settore dell'edilizia e non era affatto riuscita a tutelare l'ambiente, perché ci sono degli ecomostri che sono nati in vigenza di quel PPR, e ricordo il meccanismo delle intese che consentiva a parenti e amici di ottenere quello che volevano. Oggi bloccare il piano casa è un gesto a dir poco criminale, perché il piano casa era quel provvedimento che aveva dato un po' di respiro a dell'edilizia, che aveva tenuta accesa quella fiammella che serve a far restare in vita il settore. Spegnere quella fiammella significa azzerare tutto. Loro hanno anche in questo caso propagandato con annunci che poi si sono rivelati vuoti e privi di reale contenuto un provvedimento che doveva nell'immediato sostituire il nostro. Noi abbiamo detto: non seguite questa strada, prorogate il nostro piano casa, poi nel frattempo fate tutte le modifiche che ritenete opportune, però lo prorogate. Loro hanno affermato che non c'era bisogno perché erano in grado di, e ancora una volta l'annuncio è risultato privo di risultato. Noi cosa possiamo fare? Noi continuiamo a invocare un minimo di dialogo e di collaborazione, diciamo smettetela di andare avanti di giorno in giorno con annunci, dedicatevi alle cose concrete e sul piano casa volete fare delle modifiche? Bene, noi siamo disponibili a seguirvi su questa strada, però nel frattempo prorogate l'esistente e consentite alle imprese, alle famiglie, a tutti coloro i quali vogliono usufruire di questa opportunità di continuare ad andare avanti. Non ci hanno seguito ed è tutto fermo. Presidente, la crisi morde, lo sappiamo, non soltanto a livello regionale, forse in Sardegna si sente molto di più. Lei aveva aperto questo piano Sulcis per dire una delle vostre campagne, poi questo piano Sulcis in effetti poi da un anno pare che sia fermo e non ci sono possibilità che si vada avanti. C'è un'altra situazione molto critica nel Murese, adesso la Giunta Pigliaro sta intervenendo, ma è tutta la Sardegna insomma colpita da questa crisi. Io continuo a ripetere a persone, associazioni, ai politici, oggi non vanno via solo i giovani della Sardegna, stanno andando via intere famiglie, cinquantenni stanno andando via. Se andiamo a considerare entro l'anno, a vedere un report, ci accorgeremo che abbiamo meno residenti. È una situazione veramente disastrosa. È la politica totale che fa, parla, discute, non agisce. Purtroppo è una politica che di fronte a una, immaginiamo una condotta idrica che ormai è vecchia e sì. che fa acqua, ha buchi dappertutto. È una politica che continua a limitarsi a cercare di tappare i buchi, ma tappato un buco se ne apre immediatamente un altro, altri due. Noi l'abbiamo detto e l'avevamo avviato, qua per la Sardegna serve qualche cosa di diverso. Le vertenze ci sono, vanno seguite con attenzione, ma non basta. Serve un'azione forte, coraggiosa, che guardi al futuro, e noi questa azione forte l'avevamo messa in campo. Noi riteniamo che la strada sia quella della fiscalità, che la strada sia quella della zona franca, che sia uno strumento che consente dall'oggi al domani di cambiare completamente le sorti dell'economia. Noi abbiamo fatto una grande battaglia con lo Stato, abbiamo ottenuto i primi risultati con la revisione dell'articolo 10 dello Statuto della Sardegna, abbiamo avviato un percorso per arrivare verso quel risultato della zona franca integrale, abbiamo attivato una interlocuzione con l'Europa, abbiamo fatto passaggi che ci facevano
o sperare in un risultato positivo a breve, per ottenere il quale è necessaria però la collaborazione del governo nazionale. Questi signori hanno totalmente abbandonato questa vertenza, hanno messo nelle mani del governo quel poco che era stato fatto e il governo ha pensato bene di cancellarlo. Presidente, abbiamo 2 minuti, ho 3 domande ancora. Iniziamo dai trasporti. Cosa è cambiato da quando lei ha lasciato? C'è stato questo passaggio nell'ultimo anno. Poi fondi europei e questa escalation che sta colpendo i sindaci. Non è una novità, anche durante il suo mandato, la sua legislatura, ci sono stati attacchi, attentati contro i sindaci, che sono l'ultimo baluardo di questa società. Iniziamo dai trasporti. Abbiamo fatto una battaglia straordinaria per i trasporti e purtroppo oggi quello che succede, vedo che c'è un signore che si chiama Onorato, che è quel signore che aveva capeggiato quel cartello che l'antitrust ha sanzionato applicando delle sanzioni molto forti sulla nostra denuncia e che si vuole comprare il 100% della Tirrenia. Questo significa tornare al monopolio, a una situazione drammatica. E la Giunta cosa fa? Io non ho ancora sentito il Presidente Pigliaru dire una sola parola. Silenzio totale e ancora una volta ci si assoggetta al volere dello Stato e dei poteri forti. Fondi europei, 100 milioni da spendere entro il 31 dicembre di quest'anno. Ma i fondi europei c'è stata, lei faceva riferimento alle polemiche in apertura di intervista. Il mio predecessore, il signor Soro, ha detto che noi eravamo agli ultimi posti nella spendita dei fondi europei. Io ho pubblicato un articolo dove c'è il ministro Barca, che non mi pare che sia di centrodestra, anzi è un importante riferimento del PD, che era venuto in Sardegna e attestava insieme a me e diceva: bene Sardegna, siete terzi in Italia, avete superato le regioni del nord Italia, quindi per una volta avevamo fatto molto bene. Chi sostiene il contrario dice bugie e da bugiardi non posso aspettarmi niente di buono neanche sul piano dell'azione. Infine i sindaci, io credo che si debba affrontare con estrema concretezza questo problema, che è un problema molto serio, che deriva da un disagio sociale, di un'economia asfittica, di una Sardegna che fa fatica a restare in piedi. Bisogna fare atti concreti e certamente gli atti concreti non sono il definanziamento delle opere cantierabili per riavviare una procedura di bando e partire dall'inizio quando era tutto pronto, certamente i fatti concreti non sono quelli di rinunciare a una legge della regione che prevedeva di escludere dal patto di stabilità il fondo unico per gli enti locali e se a semplice richiesta dello Stato questo assessore ha ritenuto di non dover applicare una legge, e questo è un fatto gravissimo, e di riportare dentro il patto di stabilità quelle risorse per i comuni. Allora i sindaci vanno aiutati non solo a parole con manifestazioni di solidarietà, ma con fatti concreti. Purtroppo i fatti che registriamo in questi ultimi mesi vanno in direzione esattamente opposta e questo è inaccettabile. Presidente, siamo l'ultimissima domanda proprio sulla sigla finale. Ha un nome per il nuovo Presidente della Repubblica? Ma io più che un nome per il nuovo Presidente della Repubblica ho una proposta per il metodo, perché vede, noi possiamo come dire, divertirci e dilettarci nel totonomi, però la cosa drammatica è che poi il Presidente non lo decidiamo noi, lo decidono nelle segreterie dei partiti. Invece io sono per un'elezione diretta del Presidente, credo che l'Italia sia una Repubblica democratica abbastanza matura per consentire ai propri cittadini di esprimersi direttamente ad eleggere il Presidente della Repubblica. Bisogna fare una battaglia in questa direzione. Grazie al Presidente Ugo Cappellacci, chiudiamo qui lo spazio approfondimento dedicato alla politica, avevamo anche altri temi, non solo queste domande, le riaffronteremo in un prossimo futuro ancora con l'ex Presidente della Regione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ancora a tutti e arrivederci.